Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Fra poche ore si svolgerà l'Indie World, l'appuntamento di Nintendo dedicato ai titoli indie di prossima uscita su Switch. Dopo averci preso clamorosamente con un Poro Predict la scorsa settimana in live, in questo video vorrei fare il punto della situazione con voi su quali titoli possiamo aspettarci dall'evento di oggi. Sono curioso di sapere la vostra nei commenti, se avete qualche speranza in particolare, e vi ricordo che sarò dal vivo sul sito Viola a partire dalle 17:30 per seguire insieme a tutti i poracci questo Indie World arrivato all'improvviso. Prima di iniziare mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! So che molti di voi considerano questi Indie World degli eventi minori e preferirebbero di gran lunga assistere ad un Direct vero e proprio, ma questo è quello che passa il convento e inoltre, fossi in voi, non sottovaluterei affatto il potenziale di un appuntamento del genere, perché dalla scena indie molto spesso escono fuori delle perle di tutto rispetto. Tanto che per me, tra i giochi più attesi in assoluto, c'è ovviamente Hollow Knight Silksong, il seguito del Metroidvania ad opera di Tim Cherry, uscito originariamente nel 2017. Il secondo episodio è stato annunciato ormai a inizio 2019 e se ne sono perse le tracce. L'Indie World di oggi potrebbe essere l'occasione perfetta per aggiornare il pubblico sullo stato del progetto e magari presentare anche una data di uscita ufficiale non troppo lontana, qualcosa come fine 2020 o primi mesi del 2021. Se non avete mai giocato a Hollow Knight, questo è il momento giusto per recuperare una delle avventure più impressionanti di questa generazione di console, un vero testimone di come non servano budget da AAA per sfornare dei capolavori mastodontici. E da Silksong non mi aspetto nulla di diverso. Attesa spasmodica anche per Baldo, altro titolo che dopo essere stato annunciato nel 2019 si è mostrato col contagocce, nonostante la data di uscita prevista per una generica estate 2020. Il gioco è una sorta di action adventure ispirato alle meccaniche degli Zelda classici, ma con uno stile grafico che sembra uscito direttamente da una produzione targata Studio Ghibli. La cosa più incredibile di tutte è che dietro al progetto c'è l'italianissimo Napsteam, che recentemente ci ha anche regalato l'ottimo Gekido, Kintaro's Revenge. Per questo ripongo massima fiducia nello studio di sviluppo e quel poco che si è visto di Baldo non fa che confermare le ottime prime impressioni. Ora però c'è assolutamente bisogno di nuove informazioni durante questo Indie World. Un grande annuncio a sorpresa potrebbe essere l'arrivo di Fall Guys sulla console ibrida. Il gioco, che si sta dimostrando un vero successo, è una sorta di Battle Royale incrociato con la demenzialità di Takeshi's Castle. E più ci penso, più credo che sarebbe un'aggiunta perfetta alla libreria di Nintendo Switch. Certo, per ora il titolo è un'esclusiva Sony e del suo PlayStation Network, ma il mese in regalo col Plus sta per scadere e Devolver Digital ha dimostrato più volte di essere interessata a distribuire i suoi titoli anche sulla piattaforma Nintendo. Quindi la perdita dell'esclusività Sony potrebbe non essere così realistica e sono convinto farebbe la felicità di molti. Un ritorno improvviso potrebbe essere Super Meat Boy Forever, seguito del platform che un decennio fa ha riservato un posto ad Edmund Macmillan all'interno dell'Olimpo dei game designer di nuova generazione. Il gioco dovrebbe assumere la forma di un endless run, ma dal suo annuncio nel 2014 non è che ci siano stati chissà quali aggiornamenti. Speriamo quindi che in questo Indie World se ne ritorni a parlare. Dopo l'annuncio, durante l'ultimo State of Play, potrebbe mostrarsi anche la remastered di Braid, titolo che attendo con tantissima ansia, visto che questo particolarissimo puzzle game ha segnato nel 2008 il mio primo incontro con la scena indie sull'Xbox Live Arcade. E parlando sempre di Xbox, sarebbe così assurdo sperare in un eventuale porting di Ori and the Will of the Wisps dopo l'ottimo porting del primo capitolo? E non dimentichiamoci che in ballo c'è anche il DLC di Cuphead, Ballettelle dei fratelli Moldenhauer, approdato ormai su tutte le console. E per finire, sarebbe interessante vedere Nintendo affidare nuovamente una delle sue IP a qualche sviluppatore indie per dei crossover inaspettati. Quello che è accaduto con Cadence of Hyrule è praticamente un caso più unico che raro, ma sarebbe interessante vedere ulteriori declinazioni su questo tema. Magari
Mario dentro a un roguelike o Star Fox in un Endless Runner. Le possibilità sono infinite. Tutt'altro che infinito è invece il tempo a disposizione. Con soli 20 minuti di trasmissione è praticamente impossibile pretendere che tutto quello ipotizzato fino ad ora venga mostrato all'interno di questo Indie World. Quindi, dopo aver ascoltato le Poro Prediction, sono curioso di sapere la vostra. Cosa vi aspettate dall'evento di oggi? Fatemelo sapere nei commenti e vi ricordo che l'appuntamento è per oggi alle 17.30 sul sito Viola, vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Poro Predict, ciao!